Zuzzul amici, bentornati nel mio canale, io sono Adanai e oggi torniamo insieme alla Parency Legacy Challenge. Novità. Per prima cosa chiedo scusa se la settimana passata sono stata molto inattiva, non so se riaccadrà ancora, ma comunque il motivo sono meri impegni lavorativi di vita reale e quindi mi hanno tenuta lontana forzatamente dal gioco, da YouTube. Ho seguito poco anche i miei canali preferiti, che sto recuperando, però quindi ragazze tra poco arriveranno i miei commenti a darvi il tormento, cioè sicuramente saranno già arrivati quando uscirà questo video, però vabbè. Allora, detto ciò, novità, una la notate, c'è Kyle è venuto a vivere qua, ho seguito anche ciò che dicevano Dream Like Moon e Valuccia Sims, ho seguito anche il mio cuore perché sapete quanto io amo questo simmo, e ha deciso di venire a vivere con Amelie, perché lei comunque ha capito il perché lui è sparito, lui gli ha raccontato, comunque l'ha sempre seguita a distanza, cercando di proteggerli a modo suo, no? E lei ha capito che insomma non è stata per mancanza di amore verso di loro, che non è stata per codardia, non volersi prendere cura dei figli o le responsabilità, ma è stato per proteggere lei e i piccoli, per cui insomma lei ha sempre amato Kyle, per cui figuriamoci, l'ha riaccolto a braccia aperte. Noterete che in questa menu non c'è più Tristan, perché Tristan si è trasferito e si vedeva nella puntata che mi è andata persa. Tristan comunque si è trasferito insieme a Sofia in una casetta qua vicino e lei è incinta. Altra cosa importante, ringrazio di cuore Ilenia, Lexi 1 in Come Dio Origin. Praticamente grazie a lei ho trovato il futuro compagno di Amelie, cioè Benjamin Hall. Questo simmo è il figlio della sua simma con cui lei ha fatto questa legacy. Proprio la Parency, anche se purtroppo non la sta pubblicando, non c'è. Mi sta raccontando lei le vicende della sua legacy, della Parency Legacy, e a me piace tantissimo ascoltarla perché è veramente molto carina. Allora, al momento Benjamin lo conosce solamente Brie, tra poco lo conoscerà anche Amelie, e tra poco, cioè adesso praticamente, perché prima devo fare due cose, cioè finalmente abbiamo da parte 89.000 simoleon, quindi è arrivato il momento per... Oh mio Dio, le ha tutte le barre rosse. Comunque è arrivato il momento per lei di comprarsi questo ristorante. Vai Amelie. Ah, Tristan, ho anche cambiato il tratto in tutto ciò. Gli ho messo... Vado a fare la doccia, dai. Ha mangiato la pantamucca. No! Non ci posso credere. Ok. Brie, svegliate un attimo, vienimela a mungere. Non importa che la nutri perché si è pappata Kyle. Meno male, è vivo. Avete finito voi? No, ancora no. Sì? Anzi sì, chiude anche, termina anche il raduno. Insomma, diceva Tristan, ho tolto il tratto perfido perché proprio non ce lo vedevo e gli ho messo il tratto smanettone. Sì, smanettone. Quindi vabbè, Brie in tutto ciò ha completato la sua aspirazione, adesso anima gemella. E sono molto felice di esserci riuscita. Ok, dai, vai a dormire. Anzi, vai a mangiare e poi vai a dormire. Kyle, tu mangia qualcosa anche te. No, 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 non andare a fare la griglia. Non c'è bisogno della griglia. Vai, prima di andare giù. Sì, ora ti ci mando. Fai il bucato prima. Cavolo, la lavatrice è piena. Vabbè, no, ma sta griglia, allora, l'unica che per ora può usare, alla fa una cosa, visto che avete tutti fame, tra l'altro avevo fatto nella vecchia ripresa una scena di famiglia fantastica, e adesso dobbiamo andare invece a
Vabbè, mangiati questi ormai. Davvero non avete, non ci sono avanzi? Sì, c'è il persico, dai. Prendetevi semplicemente gli avanzi. Amelie? Sì, in effetti, Bri... Cioè, proprio davanti al... Andai, vai a fare un po'... Divertiti, come ti pare. Fai tu. Tesoro, vieni a prendere gli avanzi per cortesia. Amelie, pure tu, vieni qui e prenditi gli avanzi. Ci siamo? Ce la facciamo? Ok, sta prendendo lui, va bene. Dai, è arrivato il tuo turno. Turno, prendi gli avanzi. Poi si è preso una caprese e il persico. Nel frattempo potresti anche chiacchierare un attimo. Esprime ammirazione, discutete delle tecniche di fitness, racconta una barzelletta sui vecchi tempi. Kylo gli ha fatto il makeover, come potrete notare. Comunque lo trovo un simbolo veramente Yalid, molto carino. Varobi, Muma, Slufa clave. Che queste risatine da Snibara sim. Ecco, Watanini, Oprita, lei manca il Karin divertimento, quindi Wozenek, dai, vieni qua a Thelma, giocare una partita. Hey. Slof, Tu Brongi, invece Dizzy Bodnar. te ne vai a dormire. Oh, Ho dovuto sistemare un po' la casa, ho aggiunto tra l'altro anche un garage. C'è solo la macchina al momento all'interno. Ah, ecco, lì manca anche una parte da tinteggiare. Vabbè, fa niente, tu dovessi essere a giocare a basket, amore. Vai a dormire. Lui sta andando a letto, perfetto. È rimasta solo Amelie sveglia che gioca. Una volta che hai fatto questo, però, compri al ristorante. Ragazzi, subito, immediatamente, la nostra cara Amelie è venuta al ristorante. Questo è il ristorante. L'ho scaricato, togliamoci subito i meriti. Vega, è un ristorante vegano, molto carino, abbiamo anche delle cantine qua. Curiamo il giardino, già che siamo qui. E poi direi che possiamo intanto aggiungere i dipendenti. Abbiamo bisogno di un cameriere. Assumiamo Carly, prego. Sì, Carly, prego. No, lo chef questo, ho sbagliato. Vabbè. Ok, vabbè, la nostra chef è lei. Cameriere, Zoraline, Brent, Tabitha, Candy, Ricky, Roland. Mi piace Ricky Roland. Boh, però lei ha più carisma. Vieni, Zora. Benvenuta a Boh, però anche Brent c'è manualità. No, dai, Tabitha. Vasquez. E il nostro direttore di sala sarà... lei messa bene, cioè meglio degli altri, quindi loro li eliminiamo a priori. Candy mi dispiace, lei ha più carisma. Cioè praticamente è tutta al femminile però. Potremmo assumere Jerry Vasquez. Dai, un uomo giusto per cambiare un attimo. Ok. Sono le 3:28, quindi direi di non aprire adesso. Però è veramente carino questo lotto, notate qua. Cioè, veramente molto bello. Questa canzone molto medieval. Mi piace, però è rilassante. Ok, no, e pensandoci, prima di prenderti un giorno di vacanza, mentre lei è qui che riflette, riflette sul fatto... No, i soliti ignoti. Cavolo, lo voglio tenere. Vorrei qui solo Cameron, ma sono le 4:54. È uguale, inizierò il raduno, giusto per avere Cameron. Tra l'altro, guarda, anche nei suoi desideri, perfetto. Lei facciamo finta che stia chiamando solo ed esclusivamente Cameron. Ciao Sofia, guardiamo il suo panciotto. Guardami lì, qui c'è il tuo nipotino, eh. Tu ancora non puoi essere, non puoi rimanermi incinta, quindi. Dov'è Cameron? Qui c'è Anna, c'è il fratello, salutiamolo già che siamo qui. Offriamogli consigli sulla carriera, dai.
Eccolo Cameron. E adesso che siamo qui, vieni qua, fai una conversazione profonda, chiedi di essere solo amici. Non mi ricordo se era il fidanzato, mi sembrava di sì. Basta, su, devi venire a fare il tuo dovere. Amelie? 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 Basta, vai, su. Ecco, appunto, è capito al volo. Dove andate a parlare? No, non stai facendo quello che ti ho detto di fare, ecco perché. Allora, forza, perfido. Separati. Vediamo se questo la capisci. No, nemmeno. Tesoro, devi fare quello che ti dico io. Se il concetto non ti è chiaro, vedrò di spiegartelo. E eccola qui, mi sta dicendo, vedi Cameron, ci siamo messi insieme in un momento di passione, eravamo travolti dal desiderio, ma non è la scelta giusta, per quanto mi dispiace, però penso che sia meglio chiuderla qui. E fatto ciò, terminiamo anche il raduno. Ok, siamo a casa, e mentre lei andrà qui a piangere a fiumi, perché comunque gli dispiace perché si è rovinata l'amicizia, pure un po' con... Ecco, perfetto, qui si è rotto il water, riparalo. Bravo, insomma, perché comunque una rottura è sempre un evento triste, no? Oppure se non era la cosa giusta. Bri sta mangiando, deve andare in bagno anche lei, quindi tesoro, vieni in bagno, prendi, riponi il bucato, prendi e sposta il bucato appena hai fatto. Poi Bri deve assolutamente dormire perché è stanchissima. Povera stella. Bravo. Lavalo nella tenozza poi quando hai fatto, per cortesia. Dai, ti sto mandando in bagno, Bri. Ok. Che c'è? Cosa c'è? Volevo ben dire. Andiamo prima. Ok. All'asciugatrice. Perfetto. Asciuga il bucato. Certo, questo coso qui non è stata una grande idea. Qui, allora, fruga nelle tasche. E aggiungiamo la lavatrice. Perfetto, lavalo. Kyle stravando nella tinozza, sì. Dovrà restare anche un po' nella tinozza, perché... Bri, vieni tu. Vieni, forza. Devi farmi evolvere le piante, non le vedo nemmeno. Fai evolvere. Fai evolvere questa, sì. Questa, no. Sì. Sì. Datti da fare, piccola. Brava. Tu, Kyle, intanto vieni qua e mi nutri la pianta mucca. La carezzi e ci giochi. Brava. Che riponi, ripulisci tutto, non te riporre. Ok. A voi questo bel pezzettino di carne? Sì? Te l'ha preso, eh? Oh. Ok, bravo. Allora, tu hai fame. Facciamo così. Fai un pasto veloce. Ti prendi dei cereali e anche un succo d'arancia. Ok, anche lei ha fame, quindi direi che può fare
Ma può anche servire il brunch in realtà. Fammi le uova e toast, dai. Riempi la ciotola, dai. Facciamo le cose necessarie. Lei è sveglia? Tesoro, sei sonno. Ma piantala di piangere, dormi invece di piangere. Neanche ti importava niente di Cameron, su. Finito di mangiare, perché ragazzi è arrivato il momento, insomma, dopo tanto penare, finalmente, eccoci qua a proporre le nozze. Tra l'altro, allora quanto manca diventare adulto? Oh wow, 2 giorni. Anziano, no, adulto. E a lei? 1 giorno. Perfetto. Diventeranno anziani insieme. Che carini. Bri, io ti ho sempre amata. In silenzio magari, ma ti ho amata. Sposami adesso, perché voglio urlarlo al mondo. E certo, e lei urla, e come. Fate anche fichi fichi, vai, per festeggiare. Amelie sta facendo la doccia. Cavolo, tra poco 10 giorni. Vabbè, ma tanto lei, sappiamo tutti che può prendere la pozione della gioventù. Quando hai fatto, vieni a prenderti degli avanzi. E poi e te, Amelie, cara, andremo al ristorante. Anzi, ragazzi, mi è venuto in mente un'altra cosa. Non andremo al ristorante. Fai un club, Amelie. No, questo è Kyle. Vabbè, fa niente. No, anzi, fa. Perché mi servono le conoscenze di Amelie. Crea un club. Matrimonio. Sì, esatto, ragazzi, li facciamo sposare adesso. Allora, arcobaleno. E ci mettiamo, c'è Curtis. Dove già l'avevo visto Curtis? Vabbè, comunque Tristan, Sofia. E basta. Solo su inviso. E vai. Questo è proprio uno tecnico. E arriviamo al... Ma cosa fai? Vieni, svegliati, Kyle! Mannaggia, ma perché mi dovete rimanere sempre... Svegliati, subito, immediatamente, svegliati! Ok, dai, vieni, corri! Ecco, cioè, no, ragazzi, non ce la posso fare, è una fatica immensa questa. Vieni qui anche tu, forza, veloci. Dove stai andando, Sofia? Oh mio Dio! Sposati! Ce la facciamo? Dai, veramente? Ma dove stai? No! Non me ne frega! Muori di fame! Ma non mi interessa! Dai! Ecco, puzza! Perfetto! No, no, che disastro! Ma perché a Bri non ne va mai bene una? Che carini loro che siano! Tristan, stai ingrassando a vista d'occhio. Ok, guardiamo loro. Cioè, ragazzi, qui il momento è catartico. Mentre puzza, vabbè. Diciamo che potrebbe essere più romantico di così. Ci siamo? Dai. Anche se puzzi, sono felicissima. Finalmente il coronamento di un amore. Eccoli là. E io vi dichiaro marito e moglie. Non osi separare il sim ciò che Adanai ha unito. Ecco, perché nel vostro caso sono io quella che può decidere le vostre sorti. No, ma vedo che i figli l'hanno cagati, eh. Lei è andata a guardarsi la televisione, benissimo. Guarda, vieni a nutrirla prima che ne mangi qualcuno di voi. Allora, forza, risolvete le questioni, vai a mangiare. Tu,
Vai a lavarti, per l'amor di Dio, non dormire, vai a lavarti. Tu tesoro, invece, vai al ristorante. Apriamo, ragazzi, è il giorno. È arrivato il momento. Ok, vai qui. Allora, gestiamo lei. Paghiamo per la formazione, corso di formazione accelerato. Poi pagare per la formazione anche sua, insomma. Ce la facciamo? Ok. E anche per lei. Oh, accogliamo il nostro primo cliente. Gestione, dai il benvenuto anche a Yuki. Diamo a tutti il nostro benvenuto. Mazza quanti sono. Cos'è questo? Non sarà mica un critico. Perché c'è questa cosa sotto? Oddio. Critico. Ah. Di già. C'è subito. Il personale potrebbe essere più cordiale. Beh sì. Te credo. Vieni a dare il benvenuto a lui per cortesia. Ragazzi, dovete trattarne bene lui, ma benissimo proprio. Cioè, è venuto in un momento, ho appena aperto. È incinta, ok. Lei è felice per l'attenzione da parte nostra. Mi fate accomodare lui, per cortesia? No, c'ho l'ansia. Dai, fallo accomodare. Seguiamolo, perché voglio dare la priorità al suo tavolo. Dov'è il suo tavolo? Gestione, controlla la situazione al tavolo. C'era il modo di dargli la priorità? Sì, mi ricordo. Cosa stai facendo? Non ho fermato. Ok. Magari controlliamo anche qua, dai, però. No, io voglio la sua ordinazione, la priorità. Tutto bene, ragazzi? Spero che gradiate il cibo. Ok, al momento stiamo solo in rosso. Tesoro, mi raccomando. Ok, andiamo anche da allora a controllare come va. Controlliamo la situazione al tavolo. Ok, devo ancora ordinare. Ah, vabbè, però sono stati veloci. Vorrei capire come ha fatto piatti, però. Normale. Scadente. Scadente. Normale. Dovevamo assumere nostra madre. Lo so. No, qui non andrà bene, già lo so. Dà la priorità a loro, perché... A lui, perché, insomma... Cos'hai su? No, no, non mi interessa. Non sta andando molto bene, spero che ci paghino lo stesso, anche se un cibo era scadente. Se cortesemente qualcuno viene a ripulirmi il tavolo... Vabbè, noi devo ripulire, dai. Non ci posso credere! Malefica! Criticala subito! Guarda, lascia stare, vai a criticare lei. Mi ha rovesciato tutto. Come puoi? Devi stare più attenta, non puoi essere così sbadata. Abbiamo il critico qua. Cioè, non posso fare ancora niente. È necessario un bidone di rifiuti, non ce l'ho, bene, compriamo. Mannaggia, no, guardate raga, proprio che sfiga, gli è caduto il piatto proprio qui col critico. Cioè, lui a due, ci farà una pessima recensione. Che dice il personale, potrebbe essere più cordiale. Gestione.
Non mi fa fare niente, non vorrei almeno offrirgli... Boia, è pazzesco, non ho dovuto aspettare così tanto nemmeno per il mio nuovo telefono il giorno d'uscita, addio. No, vabbè. Direi che la nostra giornata lavorativa è stata un completo disastro. Tabitha, mi dispiace, licenziala. È stata un'incapace, è colpa sua, do la colpa a lei, pago una seppola per la sua formazione. Vattene! Chiudiamo, abbiamo guadagnato 5 simoleon. Wow. Ciao, vattene, sei stata pessima. Ah, bene, mi odia anche. Cioè, pure, oltretutto. Ok, assumiamo un nuovo cameriere, sperando di avere più fortuna. Proviamo con lei. Dai, sì, Zora. Dai, Zora Lynn. Ho capacità nelle tue... Cioè, ho fiducia nelle tue capacità. Bene, ragazzi, siamo a casa, distrutte, devastate. E sarà il meglio di nutri... sarà meglio che si nutra la pianta mucca perché era affamata, già penzolava la torta fuori dalla bocca. E lei la mandiamo a letto dopo una pessima giornata lavorativa. La vedo sempre più complicata, lei, il ristorante a livello 5 stelle. Parecchio complicata, se non altro voi vi siete sposati, dai. Allora, fai una cosa, buttami il cibo avariato, mia cara. E visto che ci siamo, vieni a scrivermi anche un libro, va. Il libro della vita. Sì, va, basta. Molto giocosa. Spero che la si calmi però col libro della vita. Lei si è svegliata, non si è capito bene per quale ragione, visto che a sonno è venuta fuori per fertilizzare, vabbè, ma forse si era svegliata perché aveva bisogno di andare in bagno. Bene, passerà la giornata a dormire perché ti fai una doccia, mangi e ritornerai a letto. Oh mio Dio, qui c'è anche da raccogliere tutto, da far evolvere. Bene ragazzi, direi che per questa puntata possiamo anche chiudere qua e interromperci. Noi ci vediamo la prossima volta e spero di riuscire ad andare finalmente a Selva Dorada, come avrei voluto già fare in questa puntata qui, ma poi mi è venuto in mente far sposare loro, aprire il ristorante, quindi insomma tra una cosa e un'altra non c'è stato il modo e il tempo. Quindi ci andremo, spero, salvo imprevisti, la prossima volta. Io vi ringrazio per avermi seguito fin qua, spero che questo episodio vi sia piaciuto, se è così lasciatemi un commento e un mi piace. Vi invito anche a iscrivervi, perdono, vi invito anche a iscrivervi al mio canale se la puntata vi è piaciuta, comunque vi va di seguire le mie storie, le mie legacy, e noi ci vediamo la prossima volta. Sub-sub.